Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La festa di Pentecoste commemora l'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Come la Pasqua, è un evento accaduto durante la preesistente festa ebraica e che porta un compimento sorprendente. Il libro degli Atti degli Apostoli descrive i segni e i frutti di quella straordinaria effusione: il vento forte e le fiammelle di fuoco. La paura scompare e lascia il posto al coraggio. Le lingue si sciolgono e tutti capiscono l'annuncio. Dove arriva lo Spirito di Dio, tutto rinasce e si trafigura. L'evento della Pentecoste segna la nascita della Chiesa e la sua manifestazione pubblica, e ci colpiscono due tratti. È una Chiesa che sorprende e scompiglia. Un elemento fondamentale della Pentecoste è la sorpresa. Ma il nostro Dio è Dio delle sorprese, lo sappiamo. Nessuno si aspettava più nulla dai discepoli. Dopo la morte di Gesù, erano un gruppetto insignificante, degli sconfitti orfani del loro maestro. Invece si verifica un evento inatteso che suscita meraviglia. La gente rimane turbata perché ciascuno udiva i discepoli parlare nella propria lingua, raccontando le grandi opere di Dio. La Chiesa che nasce a Pentecoste è una comunità che suscita stupore, perché con la forza che le viene da Dio annuncia un messaggio nuovo, la resurrezione di Cristo, con un linguaggio nuovo, quello universale dell'amore. Un annuncio nuovo: Cristo è vivo, è risorto. Un linguaggio nuovo, linguaggio dell'amore. I discepoli sono rivestiti di potenza dall'alto e parlano con coraggio. Ma pochi minuti prima erano tutti codardi, ma adesso parlano con coraggio e franchezza, con la libertà dello Spirito Santo. Così è chiamata ad essere sempre la Chiesa, capace di sorprendere, annunciando a tutti che Gesù, il Cristo, ha vinto la morte, che le braccia di Dio sono sempre aperte, che la sua pazienza è sempre lì ad attenderci per guarirci, per perdonarci. Proprio per questa missione, Gesù risorto ha donato il suo spirito alla Chiesa. Ma attenzione, se la Chiesa è viva, sempre deve sorprendere. È proprio della Chiesa viva sorprendere. Una Chiesa che non abbia la capacità di sorprendere è una Chiesa debole, ammalata, morente, e deve essere ricoverata nel reparto di rianimazione. Quan presto quello, Qualcuno a Gerusalemme avrebbe preferito che i discepoli di Gesù, bloccati dalla paura, rimanessero chiusi in casa per non creare scompiglio. Anche oggi tanti ne vogliono questo dai cristiani. Invece il Signore risorto li spinge nel mondo: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. La Chiesa di Pentecoste è una Chiesa che non si rassegna ad essere innocua, troppo destillata. No, non si rassegna a questo. Elemento decorativo, non vuole essere un elemento decorativo. È una Chiesa che non esita ad uscire fuori incontro alla gente per annunciare il messaggio che le è stato affidato.
anche se quel messaggio disturba e inquieta le coscienze, anche se quel messaggio porta, forse ci porta problemi e anche tante volte ci porta al martirio. Essa nasce una e universale, con un'identità precisa ma aperta, una Chiesa che abbraccia il mondo ma non lo cattura, lo lascia libero ma lo abbraccia come il colonnato di questa piazza. Due braccia che si aprono ad accogliere ma non si richiudono per trattenere. I cristiani siamo liberi e la Chiesa ci vuole liberi. Ci rivolgiamo alla Vergine Maria che in quel mattino di Pentecoste era nel Cenacolo e la madre era con i figli. In lei la forza dello Spirito Santo ha compiuto davvero cose grandi. Lei stessa lo aveva detto. Lei, madre del Redentore e madre della Chiesa, ottenga con la sua intercessione una rinnovata effusione dello Spirito di Dio sulla Chiesa e sul mondo. Regina Celi Letare, alleluia. Quia quem me visti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude Letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitrice in Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Ex lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti, romani e pellegrini. Le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni, i singoli fedeli. In particolare saluto gli studenti della diocesi di Valencia, in Spagna. Il pellegrinaggio promosso dalla Congregazione del Santissimo Crocifisso di Vitoria, i bambini della prima comunione di Borgo Abugiano, Pistoia, il gruppo Apostoli della Misericordia di Bitonto, i giovani di Latina Scalo e i partecipanti al raduno dell'automobile Ferrari. Come sapete, questa sera in Vaticano i presidenti di Israele e Palestina si uniranno a me e al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli mio fratello Bartolomeo per invocare da Dio il dono della pace nella Terra Santa, in Medio Oriente e nel mondo intero. Desidero
ringraziare tutti coloro che personalmente e in comunità hanno pregato e stanno pregando per questo incontro e si uniranno spiritualmente alla nostra supplica. Grazie, grazie tante. A tutti auguro una buona domenica. Pregate per me. Buon pranzo e arrivederci.